Mika aiuta a fare compere. Che divertente! Oggi Caillou fa un po' lo spiritoso. Vuole far ridere la sua sorellina. E sta facendo un ottimo lavoro. Guarda questo, Rosie! Caillou buffo! Oggi sembri proprio un clown, lo sai, Caillou? Prima di tutto mi serve una matita rossa per il naso rosso. Naso rosso? Ma Caillou purtroppo non riesce a trovare la matita rossa. Dove può essere finita? Non trovo la matita rossa. Fammi vedere. Caillou, rosso! Grazie, Rosie. Guarda, mamma, guarda quanto è diventata piccola. Sì, in effetti hai ragione. Tutte le tue matite sono consumate. Ti servono assolutamente delle matite nuove. Perché non le andiamo a comprare? Sì! Evviva! Possiamo prendere tanti bei colori nuovi! Grazie, mamma! Anche rosso! Sì, Rosie! Specialmente il rosso! Mamma, dobbiamo comprare qualcos'altro al negozio! Sì, Caillou, ci servono un po' di cose. Ci serve la carta igienica, le lampadine, dei calzini nuovi per Rosie. E anche le matite! E le matite! Pensi di potermi aiutare ricordandoti cosa dobbiamo comprare? Certamente, mamma! Carta igienica e... Lampadine, calzini per Rosie e matite! Carta igienica, lampadine, calzini per Rosie e matite! Caillou si concentra molto sulla lista per cercare di non dimenticare nulla. A volte, se trasformi una lista in una canzone, ti aiuterà a ricordarla meglio. Una canzone! Carta igienica, lampadine, calzini per Rosie e matitine. Sì, bravissimo! Carta igienica, lampadine, calzini per Rosie e matitine. Carta igienica, lampadine, calzini per Rosie e matitine. Carta igienica. Ecco qua. Allora, Caillou, ricordi ancora la lista della spesa? Caillou cerca di ricordarsi la canzoncina che aveva inventato. Carta igienica, lampadine, calzini per Rosie e matitine. Bravissimo, Caillou. Cerchiamo prima la carta igienica. Carta igienica! Calzini per Rosie. Fiori belli. Bene, penso che per oggi abbiamo finito, bambini. No, dobbiamo ancora trovare le matite, mamma. È vero, hai ragione. Per fortuna che ci sei tu a ricordarmelo. Matite! Abbiamo finito!
Caillou è molto dispiaciuto che gli acquisti ormai siano terminati. Vorrebbe prendere qualcos'altro. Guarda, mamma, c'è Sara! Ciao, Sara! Ciao, Caillou! Che ci fai qui? Io sto comprando delle matite, e tu? Io devo comprare molte cose per la scuola. Guarda, ho qui l'elenco. Acci picchia, sono un sacco. Posso aiutarti a cercarle? Sono bravo a comprare le cose. Certo. Mamma, posso aiutare Sara? D'accordo. Una penna rossa. Trovata! Una gomma per cancellare. Eccola! Un righello. Eccone uno. 5 quaderni. Uno, due, tre, quattro, cinque. Li ho presi. Trovano in fretta tutto ciò che è sulla lista di Sara. Ecco fatto. Grazie, Caillou. Hai trovato tutte quelle cose molto velocemente. Bravo. Si è fatto tardi, andiamo a casa. Rosy, dove hai messo i tuoi calzini nuovi? Nascosti. Eccoli lì. Quando andrò a scuola come Sara avrò bisogno anche io di quaderni, matite, di gomme e di tante tante altre cose. Proprio così, Caillou. Torneremo al negozio per comprare quello che ti serve per la scuola quando sarai più grande. Rosy, ora è lei che sta facendo il clown. Caillou va a raccogliere le mele. Caillou è davvero cresciuto. È a bordo dello scuolabus diretto verso una grande avventura. Caillou e i suoi amici stanno andando a raccogliere le mele in un grande frutteto. Guarda, una foglia rossa! Io ne ho una gialla! Vedete come le foglie sugli aceri hanno cambiato colore? Le mele fanno la stessa cosa. Quando le mele cambiano colore, sono pronte per essere raccolte. Questa che vedete si chiama mela deliziosa. È rossa, lucida ed è anche succosa. Questa qui è una mela golden. Ha la buccia gialla e un aspetto meno invitante. È comunque molto dolce. Eric vi farà assaggiare tutte e due le mele, così potrete decidere quali volete raccogliere. Sono proprio buone, ma io preferisco di più quella rossa. Anche io! È molto più dolce! Sì, è vero! Va bene, siete tutti pronti per raccogliere le mele? Sì! Sì! Adesso Eric ci porterà con il trattore dove si trovano tutti i meli. Un trattore, che bello! Evviva! Ecco, lo saliamo! Caillou è emozionatissimo per il trattore. Guardate quanti alberi! E sono tutti pieni di mele! Vedete quei raccoglitori? Usano delle scale per raggiungere le mele che si trovano più in alto. E adesso, bambini, scegliete un compagno. Dovete essere molto delicati quando raccogliete una mela, perché se tirate troppo forte, le altre mele cadranno per terra e noi non vogliamo che facciano questa brutta fine. Perché no? Questa non ha subito alcun danno. Guarda più vicino. Quando le mele colpiscono il terreno, si ammaccano e gli insetti possono entrarci dentro. Oh! Le mele che stanno
stanno sull'albero sono migliori perché dentro non ci abitano gli insetti. Giusto. Ora ognuno scelga un albero e cominci a riempire il proprio secchio. Oggi picchia, quest'albero ha un sacco di mele. Che bello raccogliere le mele. È divertente. Noi abbiamo più mele di voi. Le nostre sono più grandi. Vuoi fare una gara per caso? Sì, vediamo chi riesce prima a riempire il secchio. A Caillou piacciono le mele più grandi sui rami più alti dell'albero, ma sono troppo difficili da raggiungere. Improvvisamente ha un'idea. Posso usare la scala per prendere le mele più in alto, signorina Martin? Che ne dici di questo? È più adatto a te. Tocca a te! Avete vinto tutti! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Anche noi! Anche noi! Guardate lì! Shh. Fate molto piano. Visto, stavano mangiando le mele. Le mele sono una squisitezza per i cerbiatti. Anche per me sono una squisitezza. Forza, è arrivata l'ora di tornare indietro. La signorina Martin li porta al grande fienile rosso, dove Eric mostra loro come fare il succo di mela. Grazie, Eric. Si possono fare tante cose diverse con le mele. A me piace la torta di mele. A me piace la marmellata, spalmata sul pane tostato. Che ne dite dei muffin alle mele? Miam! E a te, Caillou? Come ti piacciono le mele? A me, sinceramente, signorina Martin, le mele mi piace mangiarle così. Miam, 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 miam. Che giornata emozionante! Caillou non vede l'ora di arrivare a casa per mangiare le sue mele con mamma, papà e Rosie. Ma ora è il momento giusto per schiacciare un sonnellino. Stagioni. Freddo è già l'inverno, ma primavera tornerà. Poi l'estate arriverà e il sole porterà. Quando estate caldo fa, si va in piscina per nuotar. In autunno a Halloween, mio papà si mascherà per farmi divertire. Nevica d'inverno e noi con la slitta scivoliamo. Hey! Primavera tingerà di verde i prati e gli alberi del mio giardino. Non importa dove sei, non importa e sai perché.
Le stagioni cambiano e fanno festa intorno a te. Freddo è già l'inverno, ma primavera tornerà. Le stagioni cambiano e fanno festa intorno a te. La maschera di Halloween. Halloween sta arrivando e Caillou non sa ancora come vestirsi. Il lenzuolo gli dà un'idea per la maschera. Sarebbe divertente essere un fantasma. Non avere paura, sono soltanto io. Vedi, questa è una maschera per Halloween. Non deve assolutamente essere paurosa, deve essere divertente. Ad Halloween ci si maschera e si va in giro e la gente ti dà tanti dolcetti e caramelle. Anche Rosy vuole. Io non credo che mascherarti da fantasma sia una buona idea, Rosy. Senti, perché non cerchiamo un altro travestimento? Che ne dici di questo? Sì! Sembri davvero una principessa! Rosy principessa! Papà, mi aiuti a cercare una maschera per Halloween? Certo! Vediamo che cosa abbiamo qui dentro. Che ne dici di misurarti questa giacca, Caillou? È un po' troppo grande. Non preoccuparti. Sembri proprio una persona adulta. Sono anche io un papà. Credo di avere quello che manca per completare il vestito. Caillou pensa anche di mascherarsi da papà. Caillou! E Rosy può fare il clown con questo. Rosy clown! Rosy principessa! Ma non è poi tanto sicuro di voler fare il papà per Halloween. È terribilmente difficile camminare. Credo di aver bisogno di un altro travestimento. Abbiamo ancora qualche giorno per pensare a questo. Adesso è ora di andare a letto. I giorni passano e Caillou non ha ancora deciso che maschera scegliere. Alla fine, Halloween arriva. Caillou aiuta la mamma a disegnare una faccia sulla zucca e a mettere le caramelle nei sacchetti per i suoi amici. Che cosa c'è che non va? Ancora non so come vestirmi per Halloween, mamma. Papà e Rosy ora sono in cantina. Perché non li raggiungi? Forse lì troverai qualcosa. Vedrai, qui dentro troverai qualcosa per mascherarti. Oh, Caillou vede cose bellissime e divertenti. Poi tocca qualcosa di morbido e peloso. Micio! Hai avuto una bella idea! Rosy principessa! Rosy clown! Rosy micio! Ma tu non puoi essere tutte queste cose! Rosy principessa, clown e micio! Caillou sta cominciando a preoccuparsi. Non riesce a trovare una maschera da indossare. Coraggio, c'è ancora tempo. Troveremo qualcosa. Lo sai, Caillou? Penso che qui abbiamo tutto quello che serve per creare una bellissima maschera da mostro. Un mostro, hai detto? È una bella idea!
voglio essere un mostro. I mostri possono mangiare tutte le caramelle che vogliono. Però anche i mostri possono avere male al pancino per averne mangiate troppe. Faresti meglio a conservarle per stasera. Un mostro? È un'idea meravigliosa. Dopo pranzo ti farò subito una maschera con quella stoffa blu pelosa. Grazie, mamma. Ecco qui, una bellissima maschera da mini mostro fatta dalla mamma. Che bello! Caillou non vede l'ora di mostrare il suo vestito peloso ai suoi amici. Shh! Gli faremo una bella sorpresa. Guarda, Rosie, un cowboy e una fantastica ape. Dolcetto scherzetto, yaha! Tu che cosa sei, Rosie? Principessa, micio clown. Dov'è Caillou? Vorrei vedere tanto la sua maschera. Sei pronto, mostro Caillou? Pronto! Ma sono io! È proprio una bella maschera da mostro, Caillou. Grazie. Volete delle caramelle? Sì, grazie. Grazie. Io prenderò tante caramelle. Yaha! Anche io. Anche io, ma ne conserverò qualcuna per domani. Non voglio avere male al pancino.